Riaprirà parzialmente questa sera la strada provinciale 81 della Valle Argentina, bloccata da ieri sera alle 20.30, 700 metri dopo Loreto, per una grossa frana finita sulla carreggiata e che ha isolato le frazioni di Verdeggia, Realdo, Creppo e Bregalla, poco sopra Triora. Lo smottamento di terreno, sceso per le piogge cadute negli ultimi giorni, ha invaso la carreggiata anche con diversi grossi massi e sul posto sono subito intervenuti ieri sera i vigili del fuoco. Sempre ieri la provincia si è attivata per trovare un mezzo e sgomberare almeno una parte della strada in modo da garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. La conferma ci arriva dal sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, che quest'oggi con la provincia ha svolto un sopralluogo. Interveniamo immediatamente, siamo intervenuti già questa notte per dare la possibilità a un mezzo di soccorso di passare. Abbiamo finito intorno all'una e stamattina siamo di nuovo qua insieme alla provincia e cerchiamo di risolvere il problema nel miglior modo possibile, nei tempi più brevi. Per questa sera si passerà sicuramente, si ritornerà nelle frazioni alla normalità, facendo un intervento in suma urgenza. Ecco, che cosa verrà fatto esattamente per liberare la strada da questi enormi blocchi di roccia che vediamo alle sue spalle? Faremo uno spostamento temporaneo di questi blocchi, metteremo dei blocchi di cemento insieme appunto a queste rocce grosse, in modo da che l'eventuale disgaggio naturale del soprastante fronte della frana possa attutire il colpo, in modo da non poter venire in mezzo alla strada mentre le macchine passano. Ecco, lei è al lavoro già da ieri sera, da quando si è verificata la frana, e questa mattina ha cercato di dare un contributo per aiutare le persone rimaste isolate. Che cosa ha fatto? Sì, assolutamente, ripeto, siamo intervenuti ieri sera fino all'una, stamattina siamo di nuovo qua. Le persone isolate sono comunque, siamo a contatto, noi siamo a piena disposizione, l'amministrazione è a piena disposizione per portarli da una parte all'altra della frana e per poter dare la massima disponibilità, la massima assistenza. Entro stasera, se tutto andrà bene, verrà riaperta parzialmente la viabilità, quindi? Assolutamente sì, ci impegniamo che per stasera, tarda serata, sarà aperta la viabilità. Da un punto di vista tecnico, che cosa ci può dire su questa frana? Allora, si tratta sostanzialmente di una frana in roccia, abbiamo dei blocchi delle dimensioni variabili tra il metro cubo e il mezzo metro cubo che si sono accumulati al piede di una vecchia paleofrana. Attualmente la situazione è abbastanza stabile perché questi blocchi garantiscono un piede a questa frana, anche se non escludiamo che si possa muovere ancora qualcosa, per cui all'immediato si provvederà a realizzare un vallo paramassi per poter dare un transito alla viabilità in condizioni di sicurezza. Successivamente, in breve tempo, tramite una somma urgenza, si ha intenzione di provvedere ad un progetto che arrivi a ricostituire le adeguate condizioni di sicurezza della scarpata, probabilmente una chiodatura con funi e reti paramassi in maniera che tutte le possibili instabilità vengano immediatamente bloccate da questi elementi di consolidamento. Qual è la situazione? Al momento questa è stato ripristinato provvisoriamente un passaggio per consentire almeno ai mezzi di soccorso, a eventuali emergenze, di poter accedere ai centri abitati della frazione di Triora, Bregalla, Verdeggia, Realdo e Creppo. Sono già in corso lavori per realizzare un vallo provvisorio, cioè una barriera di blocchi di calcestruzzo che mantenga al riparo un piccolo passaggio, anche stretto, per poter transitare con autovetture o con mezzi di soccorso. Immediatamente il dottor Carrega, che è il mio dirigente, e il vicepresidente della provincia, Luigino Dell'Erba, stanno predisponendo tutti gli atti per poter attivare questo tipo di lavoro in somma urgenza, perché non è possibile lasciare isolati i centri abitati che sono comunque popolati. Ecco. Avete ipotizzato una tempistica per questo intervento? Allora, in tutto oggi probabilmente si riuscirà a fare questo tipo di lavoro provvisorio e quindi in serata la viabilità potrà essere perlomeno aperta. Adesso vediamo se sarà necessario un controllo a vista, un guardianaggio, insomma questo dobbiamo vedere un po' quando si inizia a pulire. E poi di seguito procederemo con imprese specializzate al consolidamento di pareti rocciose.